responsabili. È un straordinario fascio di luce e non di ombra sull'amministrazione comunale. Quindi io voglio ringraziare la magistratura per quello che sta facendo. Ovviamente mi sono messo a disposizione immediatamente alla Procura della Repubblica per poter fornire ogni eventuale ulteriore chiarimenti. Ho dato a disposizione, come sapete, ho già comunicato al segretario generale di fornire tutti gli adempimenti che sono necessari e parimenti all'avvocatura comunale per provvedere, non appena saranno le condizioni processuali, alla costituzione di parte civile. Credo che sia un'occasione che consente di rafforzare e di confermare il convincimento di questa amministrazione comunale che l'ha connotata sin da quando appunto si è insediata. Voglio esprimere apprezzamento a tutti coloro che hanno concorso a determinare e a mantenere questa posizione. Mi rammarico per coloro che non hanno compreso o che non hanno voluto comprendere, ma nonostante tutto, nonostante tanti, noi andiamo avanti lo stesso, perché mi sembra sia giusto mantenere con forza una posizione lineare. Voi sapete che avevo pensato di nominare Emilio Arcuri assieme con Sergio Marino e con Paolo Petralia assessori della Giunta. E voi sapete che Emilio Arcuri, con rara sensibilità, quando si è sentito con me nella mattinata, tarda mattinata di sabato, ha convenuto l'opportunità di fare un passo indietro. Lo volete raccontare questa storia a coloro i quali pensano che bisogna aspettare l'eventuale inizio di un processo o bisogna aspettare che si pronunci con giudicato un magistrato per dare una votazione di opportunità? Voglio esprimere grande apprezzamento a Emilio Arcuri, che ha avuto la sensibilità, non essendo raggiunto da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, di fare un passo indietro per poter ovviamente collaborare al meglio con la magistratura, cosa che farà sicuramente, per poter anche difendere la propria posizione. A seguito di questa posizione di Emilio Arcuri, che nasce da una conversazione telefonica fatta nella tarda mattinata di sabato, quando chiamandolo ho scoperto che mi stava chiamando, quindi c'era un'esigenza di sentirsi su quello che era accaduto, non ci eravamo sentiti prima, e quindi è venuta fuori questa posizione della quale non posso che sottolineare l'aspetto positivo. Con riferimento al rimpasto, avevo detto e dico che va avanti, quindi da questo punto di vista ho già provveduto a chiedere la disponibilità perché si occupi dell'edilizia privata, fatemi dire dell'edilizia privata, con un incarico pieno che qualcuno dirà essere un incarico molto forte, perché vorrei che ci fosse, voglio che ci sia, e per fortuna vi posso comunicare che c'è, un tecnico di alta professionalità che va a ricoprire l'incarico di assessore all'edilizia privata. È il professore Vincenzo Di Dio, presidente dell'Ordine degli Ingegneri. Ho chiamato il presidente dell'Ordine degli Ingegneri, stava cucinando un sugo di totaro. Le persone normali, diciamo, la domenica fanno questo, non come il sindaco che stanno a Palazzo di Città, e l'ho incontrato, gli ho proposto, gli ho chiesto di avere nell'amministrazione comunale un riferimento forte con l'Ordine degli Ingegneri a partire dal suo presidente, che lo sceglievo perché lui è un professore universitario, lo sceglievo perché lui è una persona apprezzata e stimata, ma anche perché è presidente dell'Ordine. E quindi gli ho posto questo tema, lui si è riservato di fare una valutazione con i componenti del Consiglio dell'Ordine, ha sciolto le riserve, questa mattina ci siamo incontrati, ho già fatto pervenire la lettera a lui di conferma della mia intenzione di nominarlo, al magnifico rettore, perché essendo professore deve regolare i suoi rapporti con l'università. Questo spiega la ragione per la quale noi faremo il giuramento giovedì prossimo a mezzogiorno, per dare il tempo di espletare questo tipo di adempimenti, che già sono peraltro stati espletati con riferimento invece a Sergio Marino e a Paolo Petralia. Mi sembra che sia opportuno fare tutti assieme, e faremo giovedì a mezzogiorno il giuramento. Potremmo farlo forse anche mercoledì o addirittura domani, perché però non vogliamo che l'università si senta pressata negli adempimenti che sono formali.